tutti i ragazzi che hanno partecipato alla Radio Scap, che potranno portare per questo concerto esclusivo due persone a testa, e poi per tutti i ragazzi che si iscriveranno, si stanno iscrivendo al Cena Prime, quindi quindi parleremo in questi giorni, che vi permetterà di aprire subito con questo importante concerto. Io credo che le luci si sono abbassate, mi pare di capire che sia quasi tutto pronto per la presentazione dei giocatori, ma prima dei giocatori permettetemi di chiamare esattamente uno scrittore, un giornalista che ha scritto un libro sul genere, di cui vogliamo dare qualche informazione. Lui si chiama Diego Pistacchi. Facciamo un applauso. Viene accompagnato dall'editore Fabrizio Calzia, eccolo là. Ci saranno l'accento è io poi sai, sicuramente per loro c'è sempre il più difficile da cominciare, non posso sbagliare un italiano. Ciao, è... allora Diego, grazie di essere con noi. Avete in mano un libro che hai scritto, ma non lo so, probabilmente avrò trovato anche un una quadra a fine giornata delle ultime partite, logicamente sai, giochi con Juventus, può essere che perdi, no? Forse sono stati presi dei gol che magari potevano essere evitati e magari le sconfitte potevano diventare più sopportabili, però la società ha fatto questa scelta e quindi la società fa male. Senti, tra poco arriva il derby, a partita sempre speciale naturalmente, e Genoa arriva a questo derby. Ma scusa, arriva mentalmente, credo ci sono tutte le partite molto bene, no? Perché ha fatto dei risultati importanti e quindi credo che abbia la possibilità di far vivere ai tifosi delle grandi sensazioni. Io dicevo di lavorare per la nazionale e carico Sì, sì, lui è arrivato, si è sentito proprio ieri, è arrivato a Udine, sta bene, contento, anche se non ha giocato, ma l'importante è essere parte di quel gruppo, e viene da due partite, due gol. Da un'esperienza. Bene, allora io faccio con l'editore, che è qui accanto a me, la prima domanda tecnica è dove si potrebbe